Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Io sono Tiffany e ovviamente buon Feminist Friday a tutte e tutti voi. Oggi parliamo di un libro che irriterà parecchio tanti di voi, per quello che sto per dire, che non verrà capito nel messaggio, ma che penso sempre sia il caso di parlare di questioni abbastanza contorte e controverse e che vi faranno sentire in qualche modo a disagio, perché più se ne parla, più riusciremo a parlarne in futuro, più riusciremo ad arrivare a capo di alcune discussioni. Il libro in questione è Why I'm No Longer Talking to White People About Race di Reni Eddo Lodge. Questo libro, forse voi l'avrete visto se seguite Emma Watson nel suo gruppo di lettura Our Shared Shelves, perché era uno dei libri scelti per il gruppo di lettura e in realtà quando lo scelsero non ne avevo proprio mai sentito parlare e non riuscivo a capire quale fosse l'interesse White Fucking Privilege e in realtà non ne avevo mai sentito parlare, ma devo dire che l'ho acquistato e non me ne pento neanche un secondo di averlo letto. È un saggio che secondo me vi farà tanto riflettere e che dovete leggere davvero a mente molto aperta, perché si parla di questioni razziali, si parla di privilegio bianco, ma secondo me ancora in maniera più generale si parla di empatia, si parla di ascoltare le persone, si parla di come cominciare una discussione, di come intraprendere una discussione senza invalidare l'opinione di un'altra persona. E ora vi spiego brevemente di cosa parla Why I'm No Longer Talking to White People About Race e soprattutto da come nasce. Partiamo proprio da qui. Reni Eddo Lodge è una giornalista inglese e nera e che qualche anno fa ha pubblicato sul suo blog questo articolo che si chiamava proprio Why I'm No Longer Talking to White People About Race, ovvero perché non parlo più alle persone bianche di questioni di razza e che era veramente molto provocatorio. Come dice in questo libro, però, dal momento in cui è uscito quell'articolo, Reni non ha fatto altro che continuare a parlare di questioni razziali con le persone bianche, perché forse è stata anche il motivo scatenante dell'articolo e delle sue reazioni, ed è stato forse anche il risultato migliore che il suo articolo ha ottenuto per il seguente motivo. Brevemente, l'articolo raccontava la sua esperienza nel cercare comunque sempre di spiegare quali sono le difficoltà di una persona nera, tra l'altro non in un contesto del quale noi conosciamo davvero tantissime cose, come magari quello americano, ma nella società inglese, che pur avendo una lunga storia di colonialismo, pur avendo una storia di flussi migratori veramente molto antica, forse molto più forte e molto più consistente dell'Italia, togliendo il forse inizialmente, cioè direi, nel senso che tra il colonialismo dell'India e di grande parte dell'Africa, insomma, l'Inghilterra ha ricevuto tantissimi flussi migratori nel corso dell'Ottocento, del Novecento, ininterrottamente, che quindi grazie alla sua storia ha avuto contatti con questioni razziali davvero da molto prima che ad esempio ci entrassimo in contatto noi, società italiana. E quindi, insomma, Reni ripercorre innanzitutto una breve storia del colonialismo inglese, delle questioni di razza, delle questioni dello schiavismo, che secondo me sono un'introduzione molto doverosa a questo saggio, che non so definire se definire saggio, che non so bene come definire. Diciamo che lo chiameremo a un certo punto libro, per essere generici. Comunque, Reni Eddo Lodge quindi ripercorre innanzitutto la storia del suo paese nei confronti della colonizzazione africana, delle prime tratte di schiavi operate dagli inglesi e quindi della questione della migrazione o comunque dell'introduzione di persone di razza nera, che io odio sempre dirlo, però razza nera le chiameremo così, in Inghilterra. E grazie a questa sua piccola introduzione fa un po' il punto su come è nata anche il razzismo, come è nato il razzismo in Inghilterra e come questa cosa sia difficile da spiegare a una persona bianca. Per iniziare questa discussione, secondo me, bisogna sempre tenere bene a mente il significato del termine razzismo. Il razzismo non è semplicemente considerare
una persona di un'altra razza inferiore. Cioè, questo è proprio il riassunto proprio basico, basico, basico. Il razzismo nasce da convinzioni sia biologiche, quindi scientifiche, sia morali, che spingono a una prassi politica, sociale e culturale, quindi che portano a considerare la razza dominante in contrapposizione con razze diverse rispetto a quella dominante come superiore rispetto alle altre, che riguardino proprio dal punto di vista biologico, culturale, e che tutte le altre razze siano destinate alla sottomissione, quindi che siano considerate inferiori. Insomma, che quindi la razza dominante sia superiore sotto tutti i punti di vista, no? Questa cosa dovrebbe ricordarvi un movimento tedesco nato negli anni 20, salito al potere nel 33, ma fate vobis, vi ricordo che c'era una razza che veniva considerata ancora superiore rispetto a quella bianca, quindi immaginatevi, vabbè, ma comunque. Quindi ovviamente il razzismo porta anche non solo a considerare una razza superiore rispetto a un'altra per X motivi, ma proprio anche da un punto di vista biologico, politico, e che quindi getta le condizioni per la discriminazione anche sociale, e che quindi porta a fenomeni come l'apartheid, la ghettizzazione, eccetera, eccetera, che noi conosciamo poco forse in Italia, ma che sono in realtà fenomeni molto più ampi, che noi comunque ora iniziamo a conoscere molto bene. Quindi, tornando invece al racconto di Rennie Edlodge, lei inizia questo discorso dicendo: io sono stanca di parlare con le persone bianche di questioni di razza, perché tutte le volte che io provo a spiegare quella che è la mia storia personale, che in realtà è la storia personale che accomuna tutte le persone nere presenti in Inghilterra, tutte, una generalizzazione ovviamente, però è facile dire tutte le persone nere, prima o poi passano attraverso il razzismo, o comunque subiscono il razzismo, perché ci sono questioni che vengono talmente interiorizzate, ed è questo che lei va a indagare, c'è un razzismo interiorizzato, che non è esplicito come dire tu nero sei inferiore a me, ma che ci sono tutti dei meccanismi nella società che portano alla discriminazione. E tutte le volte che lei ha parlato di questi fenomeni nel corso della sua vita, le persone, soprattutto bianche, hanno minimizzato il problema o hanno invalidato la sua opinione, tacciandola di esagerare, di essere drammatica e di non accettare in alcun modo la legittimità della sua opinione, come se loro potessero ergersi sopra quello che è il suo vissuto e dire: no, tu non hai capito, o tu non hai assolutamente vissuto queste cose perché non è così. E giustamente nessuna persona bianca ha mai subito razzismo, quindi nessuna persona bianca può invalidare l'opinione di una persona che invece ha vissuto tutta la sua vita discriminata da anche cose molto sottili, perché non stiamo parlando, ripeto, di un razzismo molto manifesto, ma stiamo parlando di sottigliezze. Pensate quanto è più difficile per una persona nera accedere a un lavoro, nel senso che quando si fanno i colloqui c'è un pregiudizio di fondo che nella scelta tra una persona bianca e una persona nera privilegia in qualche modo la persona bianca. Lei lo vede come una disconnessione emozionale, cioè quando lei parla con le persone bianche di determinate questioni si sente come se le persone di fronte a lei a un certo punto si disconnettessero dal punto di vista emotivo, come se tutto ciò che lei sta raccontando non venisse proprio considerato e che fosse: no, io non sto relazionando con questo tipo di sentimenti, sto invalidando la tua opinione perché non lo posso considerare reale, non lo posso considerare probabile. E a un certo punto dalla disconnessione emotiva inizia proprio la disconnessione dal punto di vista dell'ascolto, quindi tutto ciò che lei dice sarà un suono bianco. E in questo libro Rennie Edlodge affronta proprio tutti questi meccanismi che portano le persone bianche a invalidare l'opinione, l'esperienza delle persone nere che hanno sicuramente subito razzismo e che non possono capire la loro esperienza, quindi la invalidano, la distanziano come se non fosse possibile e che rigettano le accuse.
Quindi, Why I'm No Longer Talking to White People About Race è fondamentalmente uno studio sulla difficoltà e sull'impossibilità di comunicare e soprattutto di discutere con altre persone del razzismo strutturale, ovvero quello che ormai fa talmente parte della cultura che non viene neanche percepito come forma di razzismo. Reni ed Lodger lo fa in maniera molto sistematica, affrontando punto per punto alcune cose che le sono capitate per prendere spunto e discutere dei singoli temi. Secondo me lo fa con uno stile brillante ma provocatorio allo stesso tempo, che non è mai scontato. Cerca sempre di essere molto asciutta nello stile, quindi non si dilunga, non sproloquia mai, però allo stesso tempo di essere efficace in quello che sta proponendo e sicuramente anche coinvolgente, perché alcune frasi io mi ricordo proprio che mi veniva da dire: ma come? Cioè, ti viene voglia di parlare e dire: ma perché queste persone ti stanno dicendo questa cosa? Diciamo che prende spunti da episodi personali che sono capitati a lei, ma che li trovo davvero molto quotidiani, purtroppo, per l'esperienza di tante altre persone, e tramite questi spunti poi costruisce un dialogo molto più ampio che ovviamente abbraccia un'esperienza più grande e sicuramente un problema molto più universale. I punti salienti di questo saggio, di questo libro, sono probabilmente 4 o 5. Il primo è sicuramente il problema della comunicazione, ovvero sentire come il discutere di alcuni argomenti sia difficile e come tutte le volte che si cerca di affrontare il problema del razzismo strutturale, del privilegio bianco, alcune persone respingano proprio certi concetti o li diminuiscano, e come se si sentissero ovviamente accusati personalmente in maniera molto profonda, no? Come se si andasse a minare la loro autorità, quando in realtà penso che nella maggioranza dei casi, quando queste discussioni avvengono, è perché ci fanno rendere conto che noi bianchi, perché sì, siamo privilegiati in quanto bianchi, cerchiamo di non vederle o sminuire certe cose, quando in realtà secondo me è molto più utile ascoltare e cercare di non ripetere certe dinamiche. Non lo trovo mai un'accusa personale, la trovo più un'accusa culturale molto diffusa e che sicuramente potrebbe aiutare tutti noi. Tramite queste sue frasi molto assertive ma molto pungenti, la Edo Lodge sottolinea come negare che certe sensazioni vengano provate o certe sensazioni proprio esistano è un modo anche per sminuire o invalidare la persona stessa che sta raccontando la propria esperienza. Quando una persona manifesta un certo disagio, una certa frustrazione in aggiunta, spesso viene colpevolizzata o tacciata di vittimismo, insomma, come se tutto quello che lei sta facendo emergere tramite la sua esperienza in qualche modo sia solamente fastidioso e che lei non abbia alcun diritto di provare certe cose che però dall'altro lato noi non abbiamo mai sperimentato e quindi non potremmo mai provare. Perché, proprio tornando al tema del significato del razzismo, nessuna razza bianca dominante può essere considerata inferiore nella nostra società, e anche quelli che chiamano questa cosa inventata di razzismo verso i bianchi o razzismo al contrario sono ovviamente stronzate, scusate il termine, però assolutamente non esistono e non sono concepibili. Ci troviamo di fronte a fenomeni che continuiamo a respingere, minimizzare, che in realtà sono parte integrante proprio della nostra società. In più, la Edo Lodge definisce il razzismo come un pregiudizio derivante dalle strutture di potere, perché il razzismo ovviamente mina l'eguaglianza, quindi cerca di discriminare, quindi di avere dei pregiudizi verso una determinata razza che viene considerata inferiore, proprio perché solo così può consolidare il suo potere. Quindi il razzismo è qualcosa di davvero molto profondo e molto più grande, e che quello che si chiama white privilege, ovvero il privilegio bianco, è il risultato di una mancanza di conseguenze per questo razzismo, ovvero nel corso della storia la discriminazione razziale da parte dei bianchi non ha mai generato
una punizione nei loro nei nostri confronti, non ha mai creato una colpevolizzazione di questi atteggiamenti, sono sempre state tutte azioni molto lievi. Solo ora stiamo iniziando a introdurre i reati di omofobia, razzismo, eccetera, eccetera. Quindi pensate che proprio non viene neanche quasi contemplato il reato di misoginia, per esempio. Insomma, sono tutte cose talmente profonde che si sono potute insediare nella nostra cultura e attaccarsi così in maniera forte, quasi da non venire neanche più riconosciute dalla nostra società, proprio perché non hanno mai subito delle conseguenze, non sono mai state punite in maniera esemplare, non sono mai state punite in maniera che non venissero incoraggiate. Tutt'altro, anzi, queste pratiche, proprio perché non sono state arginate, sono state incoraggiate, si sono diffuse, si sono diventate anche più subdole. E pensate solo alle persone che si definiscono colorblind, ovvero che minimizzano il problema delle questioni razziali dicendo io non vedo colore, per me le persone sono tutte uguali. È un atteggiamento che all'apparenza può sembrare molto positivo, ma se noi indaghiamo, le persone che dicono io non vedo colore, da un lato azzerano le problematiche delle singole etnie, le problematiche delle storie e le problematiche della storia di una popolazione, di una razza, che è ovvio che la questione della razza è stata smentita dal punto di vista scientifico e biologico e quindi è una stronzata, ma che i popoli africani sono stati in gran parte, non in tutte le nazioni ovviamente, però in tantissime realtà deportati, schiavizzati, maltrattati, hanno subito episodi atroci. E dire che tu non vedi il loro colore della pelle, che quindi per te sono tutti uguali, è un po' come dire sì, anche per me non esiste la differenza, quindi non esiste la tua storia, non esiste la storia del razzismo, la tua difficoltà. Cioè, so che è un concetto complesso, però bisogna un attimo indagare. E poi veniamo al punto che è il motivo per il quale io ci tenevo anche tantissimo a inserire, al di là del fatto del tema del libro, questo saggio nel Feminist Friday, è soprattutto la parte che dedica al femminismo, che per me è bellissima e la trovo molto giusta. E il motivo per il quale io vi parlavo qualche video fa di femminismo intersezionale, rimanendo anche molto generica, ok? Però qui lo trovo con una frase che secondo me è potentissima, esprime tutto ciò in cui io personalmente credo e soprattutto esprime ciò che secondo me il femminismo, soprattutto il femminismo intersezionale, perché le correnti sono diverse, ma secondo me il femminismo deve per forza essere intersezionale, deve esprimere, deve cercare e deve proporsi di ottenere. Dice che il femminismo non riguarda solo l'equità e non significa solo trovare dei piccoli punti nel quale inserirsi in un mondo costruito da uomini. E su questo punto ragioneremo anche insieme con un altro volume, magari nelle prossime puntate del Feminist Friday. Il femminismo è un movimento che punta a liberare tutte le persone oppresse, economicamente, socialmente, culturalmente, che sono state marginalizzate. È una traduzione un po' a braccio, quindi abbiate anche pazienza. In un sistema ideologico che è stato studiato per non essere mai attaccato, ovviamente, e che vuole vedere queste persone fallire. E questo implica le persone disabili, le persone trans, le persone appartenenti al mondo LGBT+, eccetera, le persone non binarie, le donne e soprattutto la classe sociale più bassa, quindi la classe lavoratrice. Probabilmente tantissime di queste persone fanno proprio parte di questa, quindi stiamo parlando della parte più bassa della società, la parte che viene continuamente discriminata. E dice che l'idea di fare campagna per l'egualità, quindi per l'equità, non può staccarsi dal rendersi conto della situazione in cui siamo. Il femminismo avrà vinto solo quando verrà azzerata la povertà e quando non sarà più richiesto praticamente alle donne di fare sempre un doppio lavoro, quindi prendersi cura dell'ambiente domestico, prendersi cura della casa, prendersi cura delle persone a carico, della famiglia, quindi il lavoro di cura e il lavoro familiare, il lavoro della crescita dei bambini, più il lavoro tutti i giorni, chiaramente quello fuori di casa, e che queste non siano più le aspettative nei confronti di una donna e che vengano date per assodate in quanto aspettative di genere anche in questo caso. E io penso che questo sia un concetto molto potente e che è giustissimo, perché è una cosa difficile della quale parlare, chiaramente
cercare di trovare un compromesso tra la società moderna e il femminismo intersezionale. Spesso tanti movimenti femministi, soprattutto europei e occidentali, sminuiscono i problemi che invece vanno a riguardare la parte dell'intersezionalità. Ma io penso che una persona che si definisce femminista non può guardare solo il proprio giardino, perché il femminismo è per definizione un movimento che abbraccia la solidarietà, l'empatia, il combattere non solo per noi stessi, non solo perché noi dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi nella vita, ma soprattutto perché lavoriamo per le nostre sorelle, lavoriamo per tutte le persone che vengono discriminate per la loro appartenenza ad una razza, per la loro appartenenza a una classe non privilegiata, per la loro identità sessuale, per il loro orientamento sessuale o per il fatto che abbiano delle disabilità. Questi sono solo degli esempi, ovviamente, ma le persone discriminate nel mondo sono di tante, purtroppo appartenenti a tante categorie disparate diverse. E il fatto che molte femministe pensano che si è femministi nel momento in cui si dice ci vogliono più donne al potere, ci vogliono più donne a capo di aziende, è giusto sicuramente, ma è solo una porzione, perché il successo di una persona non è sicuramente qualcosa che scuote il sistema, non è qualcosa che sostiene tutte le persone discriminate. È un raggiungimento anche un po' egoistico, se mi lasciate questo termine, mentre secondo me la forza del femminismo dovrebbe essere, continuare ad essere, quella di mettere in crisi un sistema che ovviamente deriva dal capitalismo, ma questo, ne parleremo anche in un'altra puntata del Feminist Friday grazie a un altro saggio. Per ora, secondo me, questi appunti che fa Reni Eddo-Lodge sulle questioni di razza e sul femminismo è una cosa estremamente interessante. E il discorso che lei applica alla razza si può applicare benissimo alle discriminazioni che subiscono tutte le donne, subiscono tutte le categorie discriminate che vi citavo prima. Perché tutte le volte che io provo a parlare di sentirmi a disagio, sentirmi molestata, e quante volte nella mia vita ho cercato di dire che certi comportamenti non debbano esistere e io sia stata tacciata e sminuita in quello che cercavo di esprimere, sono esattamente le stesse sensazioni, anche se con una storia molto diversa e applicata in maniera molto diversa, però molto vicine alle sensazioni di Reni Eddo-Lodge. Il fatto che la discussione sia difficile, la discussione spesso porta a un confronto che è impari, a un confronto che non accetta l'opinione di un'altra persona, mentre invece l'empatia dovrebbe essere sempre un valore molto fondamentale della nostra società. La prima cosa da fare sicuramente è accettare che noi persone bianche siamo persone privilegiate, anche noi della classe più bassa e infima che esista, ok? Io mi ci metto con voi perché sicuramente non sono paperon dei paperoni, non vengo da una famiglia privilegiata, assolutamente. Vengo da un'umile famiglia di lavoratori che si sono sempre fatti il mazzo nella vita. E quindi la cosa che secondo me è estremamente delicata, ma che noi in quanto bianchi e privilegiati, ve lo continuo a dire, è accettare che abbiamo delle fortune che altre persone non hanno avuto. Perché noi, se avessimo un colore diverso, subiremmo un diverso trattamento, subiremmo un percorso personale abbastanza diverso dovuto da agenti esterni. E la prima cosa che dobbiamo fare è renderci conto che le discriminazioni esistano e che noi siamo privilegiati. E è un processo che mette a disagio, è un processo che sicuramente non è semplicissimo neanche da comprendere, da capire, ma ci vuole tanta pazienza e sicuramente ci vuole tanta empatia nei confronti del prossimo. E visto che ora ci troviamo in una situazione dove addirittura viene appuntato alle persone ritrovate salvate in mare se indossano o meno uno smalto, secondo me un po' di empatia in più nella nostra società non guasta in ogni caso. In generale credo che il messaggio di questo libro sia cercare di ascoltare il prossimo, qualsiasi sia la sua esperienza, cercare di dialogare e cercare di avere una mente e delle orecchie aperte senza sminuire o invalidare l'opinione, la storia e l'esperienza di qualcun altro. Credo che sia la base per riuscire anche a capire il movimento femminista e riuscire a sostenere
tutto quello che fa parte del femminismo intersezionale e che sicuramente guardare solo al proprio orticello non ci porterà mai nulla di buono. Questo non è femminismo. In ogni caso, io vi ringrazio per aver ascoltato questo mio vaneggiamento su questo saggio che vi consiglio tantissimo, giù vi lascio il link di Amazon, insomma. Sono veramente super contenta di averlo letto, è stato illuminante per tanti versi e sicuramente mi ha fatto ragionare molto di più sulla questione di come impostare delle discussioni e come cercare di non sentirmi sminuita o far sentire gli altri sminuiti nell'esprimere le proprie sensazioni e la propria storia. Io lo consiglio a tutti quelli che forse un pochino di questi interrogativi se lo pongono, ma soprattutto a quelli che questi interrogativi non se li sono mai posti. Quindi spero che questo video sia stato per voi interessante e che questo Feminist Friday sia per voi l'ennesima occasione per condividere anche su Instagram una foto e un tema riguardante il femminismo. Ricordatevi che io riposto tutti, se non mi seguite sui social fatelo ovviamente, soprattutto su Instagram, e io chiaramente riposterò le foto di tutti quelli che partecipano usando l'hashtag Feminist Friday nel loro post. Vi ringrazio per aver trascorso un po' di tempo insieme a me, spero sia stato interessante di avervi tenuto compagnia. Questa rubrica ci vediamo a fra qualche venerdì, per tutto il resto invece ci vediamo al prossimo video. Ciao!